Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, ragazzi. Oggi vi spiego come risolvere questo errore riguardo al disco che è del file della directory e che è corrotto oppure illeggibile. Quindi, ragazzi, è molto semplice questo procedimento. Dobbiamo fare tutto su cmd, prompt dei comandi. Mi raccomando, aprite cmd come amministratore. Quindi scriviamo cmd. Esegui. Innanzitutto, ragazzi, cominciate a scrivere chkdsk spazio slash f spazio la lettera del vostro disco, due puntini e fate invio. Quello è il disco che vi esce, cioè, il disco vi uscirà per forza così perché là sotto non ci avete neanche lo spazio, quindi non riuscite neanche a vedere quanti giga avete, quindi per adesso rimarrà così. Quel local disk. Poi, una volta fatto questo procedimento, una volta caricato tutti i processi di tutti i file all'interno, si ripristinerà e ritornerà alla normalità. E così facendo uscirà anche una schedina che vi porterà sul disco. Semplice. Ecco, così dovrebbe uscirvi poi e più la schedina, ok? Poi, una volta fatto, chiudete tutto e riavviate il vostro PC per essere certi. E quindi, ragazzi, se questo video vi è stato utilissimo, lasciate like, iscrivetevi al canale. Se avete problemi con altri, diciamo, dischi, sistemi operativi ed altro, ci sono anche le mie altre guide su come attivare Windows, su come risolvere i problemi con i sistemi operativi, migliorare le prestazioni della RAM ed altro. Quindi, ragazzi, grazie a tutti per questa visione. Noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!